Buonasera e ben ritrovati, nuova puntata di Mondo Amaranto. In questa prima parte parleremo di Arezzo Calcio Femminile. Vado a salutare Ilaria Borghesi, benvenuta, ben trovata per la prima volta in questa trasmissione. Parleremo dunque di questa prima partita casalinga dell'Arezzo Calcio Femminile contro la Roma. Tra poco vedremo le immagini. Poi nella seconda parte invece sarà con noi Alessandro Longo, direttore tecnico nonché allenatore della Berretti dell'Arezzo, che si trova a punteggio pieno, ci porterà anche tre ragazzi, quindi faremo un po' la panoramica sul settore giovanile amaranto. Allora, prima di vedere le immagini, una partita che l'Arezzo poteva anche trovare, diciamo, un gol, perché qualche occasione l'ha avuta. Che cosa non è andata, che cosa, diciamo, ecco, poteva andare meglio a parte il risultato? No, poteva girarci meglio qualche occasione, qualche calcio d'angolo preso sul limite, una traversa clamorosa. Poteva girarci bene in altre occasioni, però comunque noi ci abbiamo creduto fino alla fine, quindi non sta a noi buttarci giù, anzi andare avanti e continuare così, perché non ci manca assolutamente niente per arrivare alla prima vittoria di questa stagione. Eravate arrivati a questa gara, poi col verdetto, no, dei tre punti, insomma, è stata un'iniezione di fiducia. Come l'avete presa? Diciamo, ve l'aspettavate, perché avevate già visto che... No, il regolamento è molto chiaro, sì. Quindi noi già a fine partita avevamo preso consapevolezza di questa cosa. Poi, essendo in FIGC, ora non si può sgarrare più, giustamente, quindi le regole vanno rispettate. Ci meritavamo tre punti anche in campo, anche in quell'occasione, però sai, dopo raccontarle, dopo un 3-1 il risultato parla da solo e cose varie, però insomma anche lì avevamo dimostrato di poterci stare fino alla fine dentro a quella partita, quindi sì, i tre punti ci danno la possibilità di essere sempre lì, però comunque bisogna arrivare alla vittoria ora, perché bisogna sbloccarci, sì, bravo, bloccarsi. Allora, vediamo questa breve sintesi con Riccardo Buffetti, sentiremo anche le parole dell'allenatore Marx Lorenzini. Ben ritrovati amici sportivi, amanti del calcio femminile, per seguire insieme per il quarto anno consecutivo il cammino dell'Arezzo Calcio Femminile. Ci siamo lasciati lo scorso anno con il secondo posto finale, che è valso la salvezza e il mantenimento del campionato di Serie B, Lega di Nuda professionistica. Un saluto dunque da Riccardo Buffetti, Arezzo TV, e un augurio di una buona stagione a tutti. Ci troviamo al Bruno Nespoli, villaggio dante di Arezzo, per assistere al primo match casalingo delle ragazze amaranto dopo la prima uscita positiva a metà. Ci troviamo qui per l'incontro valido per la seconda giornata del campionato nazionale di Serie B. Arezzo incontra la Roma. Attenzione al contropiede deportato dalla Roma. Mencucci arriva in anticipo, ancora Mencucci. Tiene la palla in campo, Arzedi. Va direttamente a cercare Razzolini. Simeone poi ci pone la distanza e arriva facile facile la palla, quindi applausi comunque per la conclusione provata da Simeone. Parte Landa, direttamente in mezzo, attenzione al tiro e al gol, il gol della Roma. Roma si porta il vantaggio al 23esimo sul corner di Landa. E più resta di tutti la giocatrice della Roma, che di destro batte sia Antonelli che Mencucci, che era sulla linea. E dunque tutto da rifare per l'Arezzo. Si porta in vantaggio a Roma grazie alla rete di Silvi al 23esimo. Borghesi, sempre lei a battere il corner. Occhio dentro l'area di rigore ai saltatori. Parte Borghesi, all'indietro. Arriva l'anticipo su Simeone, poi Moscia ci prova, la palla rimane in avanti, di Fiore in destro, la palla sul fondo, arriva l'occasione per l'Arezzo, con la palla che è carambolata sul destro di Fiore, la sua conclusione però non ha inquadrato la porta, difesa da Guidi, dunque terminata sul fondo, ma pericolo, grande pericolo arrivato per la Roma quando siamo al 30esimo. Ancora di Fiore, Simeone, fondata la palla in questo momento, in anticipo per Razzolini, posizione regolare da parte di Razzolini. Sulla sinistra, Razzolini, palla sul destro di Pavolacci, traversa! Traversa di Razzolini, deviazione provvidenziale da parte di Romanzi. E traversa di Razzolini al decimo minuto. 4 minuti ancora di gioco per le speranze dell'Arezzo. Attenzione Antonelli che svigola la sfera, Ietto, il destro di Ietto da fuori, e arriva il gol, il 2-0 che chiude definitivamente la partita dopo un
errore abbastanza clamoroso a parte dell'esterno difensore ospite di Arezzo, e arriva il 2-0 della Roma. 2-0 della Roma con Ietto. Ci ha raggiunto mister Lorenzini. Mister, quest'oggi è arrivata la prima sconfitta stagionale dopo quello che è successo la settimana scorsa contro il Milan Ladies. Ricordiamo, è stato il 3-0 a tavolino, e maturata in un Arezzo, abbiamo visto un Arezzo che ha tenuto bene il campo fino al gol subito. Lì poi cosa è successo? Io credo che abbiamo tenuto il campo bene per tutti i 90 minuti. C'è stata quella distrazione sul calcio d'angolo avversario, che poi, se andiamo a vedere la partita, è stato praticamente l'unico tiro in porta della squadra avversaria. Però concretizziamo poco, commettiamo qualche errore dietro e poi in questa categoria si paga. Forse il fatto ancora di dover inserire anche i nuovi arrivati, comunque sono giocatori che si vede che fanno parte della categoria e diciamo hanno giocato anche in categorie superiori. Il gruppo deve riuscire ancora ad assemblare un po' tutta la squadra, amalgamare bene la squadra. Io credo che in queste due partite onestamente non ho niente da rimproverare ai ragazzi. Hanno tenuto bene il campo, hanno giocato discretamente bene. Ai punti avremmo vinto probabilmente entrambe le partite, così non è stato. E niente, bisogna lavorare per far sì che quello che in questo momento non riesce venga fatto poi successivamente nel modo migliore. Adesso ci saranno altri due impegni sulla carta molto difficili, settimana prossima in casa della Lazio e poi di nuovo qua ad Arezzo contro il Ravenna. Cosa ti aspetti in queste due partite? In questo campionato tutte le partite sono complicate, quindi bisogna affrontarle tutte con la giusta determinazione, voglia. Cosa mi aspetto? Mi aspetto di avere quel briciolo di buona sorte in più, anche se poi nel calcio si dice che non esiste. Però ecco, quando poi prendi una traversa come oggi, ci sono due salvataggi sulla linea nella stessa azione, allora un pochino speri che le cose possano migliorare. Però ecco, io continuo a lavorare, poi speriamo che le cose vadano nel... Allora, direi di dare un'occhiata anche tra poco a quello che è stato il quadro dei risultati. Tra l'altro due reti, diciamo, a parte vabbè, la seconda che capitano in Serie A, abbiamo visto il derby, no? Cosa è successo con Donnarumma, quindi figuriamoci se non può capitare nelle altre categorie. Quindi il secondo gol, diciamo, che è un episodio a parte. Anche sul primo, però, diciamo, è lì, diciamo, evitabile anche lì, no? Disattenzione, perché era sola sul secondo palo, succedono anche queste, però comunque lì un attimo di attenzione in più non lo prendi il primo gol. A noi sui nostri calci d'angolo parecchie volte ci hanno messo, cioè il portiere loro ci ha messo del suo molto, perché comunque eravamo sempre lì, quindi anche soprattutto il secondo tempo abbiamo avuto tante occasioni da dire la chiudiamo, e infatti eravamo lì con la testa tutte a dire ok, ora arriva, poi alla fine abbiamo visto che comunque è andata così, però ci siamo, insomma, non ci manca niente, questo è quello che penso io. Vediamo i risultati allora di questa seconda giornata: Arezzo Roma 0-2, Cesena Lazio 2-0, Empoli che ha perso in casa 2-0 con l'Inter Milano, Genoa Ravenna 1-1, Lady Granata Cittadella 1-1, Fortitudo Mozzecane 1-1, e questo no, ce lo porteremo avanti. Roma decimo quarto. Sì, come decimo quarto, sì, no, è il Mozzecane che tutte le volte, diciamo, ci sorprende. Roma decimo quarto, Milan Ladies 4-1, quindi le Milan Ladies si sono rifatte dei tre punti persi per l'irregolarità delle sostituzioni. Vediamo allora la classifica, dove a punteggio pieno troviamo Inter Milano e Roma proprio a quota 6, poi a 3 Arezzo Cesena Empoli Milan, a 2 Ravenna Genoa Lady Granata Cittadella, 1 Fortitudo Mozzecane, Lazio e Roma 14, 0. Proprio la Lazio sarà il prossimo avversario, ci sarà questa trasferta dunque nella capitale, che si giocherà appunto nel prossimo turno. Ecco, la Roma che avversario è stato? Nel senso, ve lo immaginavate così? Sì, diciamo, la Roma è sempre stata una squadra molto, diciamo, cattiva, aggressiva, sì, nel senso sportivo, agonistico, sì. No? Ci hanno, tra virgolette, messo lì a livello fisico. Poi noi abbiamo cercato in qualche modo di
venire fuori anche a livello più tecnico, ma anche il campo non è stato proprio dalla nostra parte, però loro sono arrivate e volevano metterla a livello fisico. Fin dall'inizio è stata una partita molto maschia, come si intende, quindi le squadre di Roma sono sempre così. Quindi anche questa con la Lazio sarà uguale? Sì, secondo me sì, però comunque noi arriviamo dopo, ormai ora sono 2 mesi che lavoriamo, 2-3 mesi che lavoriamo insieme e abbiamo preso qualche batosta e sono sicura che la reazione è lì, è dietro l'angolo. È dietro l'angolo, sì. Ci fermiamo un attimo e poi ritorniamo. Insieme ai lagaborghesi dell'Arezzo Calcio Femminile, che squadra hai trovato in questa stagione e anche raccontaci un po' le tue esperienze Fiorentina-Empoli del passato. Quest'anno ho trovato delle ragazze molto, diciamo, molto accoglienti, mi sono trovata subito a casa, quindi era quello che stavo un attimo ricercando, un po' di serenità in questo senso qua. Sia con lo staff che con la presidente fin dall'inizio c'è stato un rapporto di più che d'amicizia, di che si riesca a parlare in maniera libera, quindi è un ambiente che ti mette a tuo agio e ti dà le possibilità per fare bene tranquillamente. Delle mie esperienze passate posso dire soltanto che mi hanno formato a livello caratteriale, perché comunque a Firenze ho conosciuto la Serie A, qualche spazio in nazionale, quindi comunque sono cresciuta, l'IMS mi hanno formato quegli anni. A Empoli ho trovato una società che fin dall'inizio mi ha preso, diciamo, per la mano e mi ha portato in un percorso che era anche questo dalla Serie B, cioè anche lì c'è stato anni di difficoltà per poi vedere il risultato dopo 3 anni della promozione in Serie A. Quindi è stato un percorso, anche quello, molto formativo, molto, ancora più duro secondo me che Firenze. Però comunque entrambe mi sono servite per vedere come funziona il calcio femminile ad alti livelli, che cosa vuol dire lavorare in un certo modo. E qua ad Arezzo ho trovato il posto per ricominciare a un percorso mio, con le persone nuove che ho conosciuto. Quindi ci possono essere le premesse per una crescita in questa, sì. Della città e della società ulteriore. Sì, sì, ma perché ho visto con i miei occhi, ho toccato con mano sia a Firenze quando è entrata la Fiorentina e c'è stata una crescita, sia a Empoli quando prima si chiamava Castelfranco ed è entrato l'Empoli, una grande crescita, quindi ci credo, l'ho vissuto sulla mia pelle, e da una Serie B arrivare a una Serie A, ad avere persone che ti seguono, che ti chiedono, cioè non ci vuole tanto, ci vuole tanta passione e tanta pazienza, quello sì, però ci credo, perché se no non sarei venuta qui, non avrei creduto in questo progetto. C'è tra le tue compagne una che ti ha impressionato di più per le doti calcistiche, per potenzialità? Alcune le conoscevo già. Le conoscevi già perché magari ci hai sì, giocato? Sì, ci avevo a Firenze con Razzolini. Ci ho giocato in primavera, abbiamo fatto dei begli anni in primavera, ma anche con il capitano Teci. Quindi anche Casula, che l'ho incontrata in nazionale varie volte, e diciamo loro le conoscevo di già come calciatrici e come persone. Nel nuovo gruppo mi rendo conto che ci sono dei vari elementi che mi hanno dato modo di intravederci delle prospettive, anche delle ragazze che hanno iniziato questo percorso anni fa, perché non ci dimentichiamo che se ora io sono qua è perché delle ragazze hanno lavorato sì. Da 6 anni a questa parte, quindi io il merito lo do a loro tanto, perché anche persone come Baracchi, ma la stessa Alice, cioè nel senso sono persone che hanno lavorato per arrivare qui e che vogliono crescere. Quindi io sono contenta delle persone che ho accanto in questo percorso. Il mister che impressione ti ha fatto? Il mister è una persona molto, mi ha dato l'idea, come dire, molto aperta al dialogo. E non è una cosa che nel mio cioè ho trovato, ma non così tanto. Più chiusura hai trovato? Sì. Sempre da allenatori maschi o hai avuto anche... Io ho avuto allenatori sempre maschi. Sempre ho maschi. Avuto, diciamo, per un breve periodo in Under 17, come seconda Rita Guarino. Però sì. Nel senso, ho sempre avuto come primo allenatore uomini. Mi sono trovata sempre bene.
Però il fatto di avere un dialogo così aperto o sincero a volte non l'ho riscontrato, me l'ho per ora ho trovato nel mister. Poi io sono arrivata da poco, quindi ti do una sensazione molto a pelle. Certo. Però comunque per questi mesi che ho vissuto qua mi sono trovata alla grande, quindi vediamo come proseguirà la cosa. Beh, si sente insomma dal tuo approccio positivo subito anche a, no, la voglia di conquistare questa prima vittoria, speriamo che possa avvenire appunto nel prossimo turno in casa della Lazio. Io ti ringrazio molto di essere stata qui insieme a noi. Adesso tra poco ci raggiungerà Alessandro Longo con alcuni ragazzi della Berretti, che introduciamo con questa notizia che UBI Banca è sponsor dell'Under 15, quindi comparirà il logo nelle maglie. Vediamo questo servizio. Un altro annuncio, UBI Banca sponsor dell'Under 15, all'inizio probabilmente di un rapporto che si consoliderà. Sì, sicuramente all'inizio, anche perché noi, come tu ben sai, siamo partiti in ritardo in tutto e quindi con l'UBI abbiamo preso anche contatti un po' tardi. E però è veramente una cosa molto importante a parere mio, perché iniziamo da questo, un'eccellenza nel sistema bancario, e speriamo che anche noi col nostro settore giovanile diventeremo un'eccellenza. Tra l'altro, insomma, è l'ottimo momento, probabilmente anche un incentivo anche per altre aziende che volessero avvicinarsi. Assolutamente sì, noi stiamo crescendo penso abbastanza bene, poi nel calcio tu mi insegni, alla fine sono i risultati che contano, quelli fino adesso ci danno ragione. Comunque soddisfatto della risposta della, diciamo, della città di questi mesi? Sì, sì, assolutamente sì, ho visto anche gli spettatori di domenica, siamo messi bene in Lega Pro, quindi questa è una soddisfazione più proprio per un discorso puramente economico, proprio come la soddisfazione di portare la gente allo stadio, che è la cosa più importante. Noi siamo onorati di questa sponsorizzazione, sì, nel settore giovanile, Under 15, ma ecco, la prospettiva è molto interessante e devo dire che per noi è appunto con gran piacere abbiamo accolto questa vicinanza, proprio perché rientrava un po' nei nostri programmi il fatto che oltre agli sponsor industriali ci fosse anche un riferimento bancario. Devo dire che UBI Banca, che ha preso le redini della banca del territorio, ha dimostrato, ecco, apprezzamento, e quindi è nata questa partnership. Il progetto è nato su richiesta da parte del Presidente, che ci ha chiesto di fare della sponsorizzazione per la squadra, che noi abbiamo accettato, in quanto già nell'ambito sportivo sponsorizziamo altre squadre, ma non solamente squadre di calcio, ma anche il settore dilettantistico sportivo di Arezzo e provincia. È già da 2 anni che facciamo questo tipo di sponsorizzazione, perché crediamo i giovani. I giovani rappresentano il nostro futuro, e se crescono in maniera sana, sia dal punto di vista sportivo sia dal punto di vista dell'educazione, possono solamente che far sì che il nostro futuro sia migliore dell'attuale. Un accordo annuale per il momento, e poi si spera che prosegua. Esatto, e così l'accordo è annuale, e poi dopo, vabbè, lungo il percorso si vedrà appunto le evoluzioni future. Siamo rientrati, abbiamo visto questo servizio sull'Under 15, questa novità della sponsorizzazione di UBI Banca, e allora vado a salutare Alessandro Longo, direttore tecnico del settore giovanile dell'Arezzo, allenatore della Berretti, che è a punteggio pieno. Benvenuto. Buonasera. Buonasera, per la prima volta con noi. Invece abbiamo tre tuoi ragazzi che appunto di questa squadra che sta andando benissimo. Allora cominciamo, Alessandro, proprio intanto da questo tuo incarico, quali sono, diciamo, i programmi, i progetti di questo settore giovanile, e che cosa pensi che la nostra realtà possa esprimere? Questa realtà può esprimere tanto, ha delle grandissime potenzialità. Nostro obiettivo è quello di valorizzare le risorse principalmente del territorio. Ovviamente lo scopo ultimo è quello di far arrivare in prima squadra il maggior numero di atleti, e questo sarebbe per noi ovviamente un successo. Quindi, insomma, questo è un piano, programma che sarebbe davvero bello vedere, no, ragazzi, è un po' il sogno, no,
anche dei tifosi nell'Arezzo, perché è sempre stato un rapporto un po' complicato storicamente, quindi che ci sia un cambio di tendenza, insomma, è particolarmente positivo. Sì, ci speriamo tutti. È chiaro che quando si parla di settore giovanile occorre avere tanta pazienza, occorre del tempo, perché come si suol dire c'è il tempo della semina e poi chiaramente ci sarà il tempo del raccolto. Noi dobbiamo essere bravi intanto a reclutare i migliori talenti, e di farli crescere, di farli maturare e poi di presentarli come prodotto finito in prima squadra. E per questo sono stati avviati anche dei rapporti, no? Anche con le realtà che sono nel territorio, no? Sì, tanti rapporti. Abbiamo il nostro club manager Massimiliano Ceccherini, che si occupa costantemente dei rapporti con tutte le società della zona. E quest'anno in particolar modo è stato siglato un accordo con Olmo Ponte che noi speriamo sia fruttifero. Quante squadre ci sono? Perché ne abbiamo viste anche diverse, no? Sì, abbiamo 7 squadre, dall'under 19, ossia Berretti, sino all'under 12. E sono 7 squadre alle quali noi prestiamo la massima attenzione in egual misura. Obiettivo dei nostri tecnici è quello, appunto, principalmente di far migliorare ogni singolo ragazzo. Ci fermiamo un secondo e poi cominciamo a parlare anche con i ragazzi da Berretti, vedremo anche i risultati dell'ultimo turno tra poco. Di nuovo insieme con una rappresentanza della Berretti dell'Arezzo che si trova in testa alla classifica. Tra l'altro ci sono stati 3 incontri con l'Arzachena in varie categorie, tutti vinti, come vedremo tra poco. Però intanto so che di solito i responsabili comunque ci dicono sempre che i risultati, no, contano e non contano, però conta la crescita, però se ci sono anche i risultati meglio, no? Sì, sono d'accordo sul fatto che la cosa più importante sia la crescita dei ragazzi, soprattutto quella individuale. Se poi a livello di squadra riusciamo a ottenere anche dei risultati, questo può essere un termometro che siamo sulla strada giusta e stiamo facendo già un buon lavoro. Vediamo allora questo risultato. C'è stato l'anticipo proprio dell'Arezzo che si è giocato venerdì in casa con l'Arzachena 3-1, gol di Cecci che abbiamo qua in studio, poi il pareggio dell'Arzachena e quindi il gol di Neri del 2-1 e Caselli per il 3-1. Gli altri risultati: Albissola batte Pontedera 4-0, Cuneo Pistoiese 5-1, Olbia Lucchese 1-1, Siena sconfitto dal Torino e ovviamente per le note vicende Entella Pisa non si è giocato. Una giornata che poi ha proposto questa sentenza abbastanza clamorosa del TAR del Lazio, che potrebbe cambiare di nuovo tutto per quanto riguarda la Serie B. Vediamo i risultati, anzi la classifica, con a punteggio pieno Torino e Arezzo a 9, poi Cuneo, Albissola, Siena a 6, Olbia 4, Arzachena Carrarese 3, Lucchese 1, Entella, Pisa, Pontedera e Pistoiese a quota 0. Alessandro, che gruppo è questo? Che gruppo hai trovato? Che poi è un'eredità a gran parte, no, del lavoro dell'anno scorso. Anche. Sì, è un gruppo con una buona base a livello di classe 2001. Ovviamente la Berretti è più definita una seconda squadra, si trova a metà tra una prima squadra e il settore giovanile, per cui ai classe 2001 quest'anno si sono aggiunti anche alcuni 2000, un 99 e un paio di 2002 che stanno facendo anche abbastanza bene nonostante siano i più giovani del gruppo. Allora andiamo a conoscere Tommaso Cecci, vieni pure. Allora intanto questo gol, come vieni pure in piedi, come raccontaci un po' questo gol? No, ho visto una punizione laterale, ho visto Sbarzella che ha messo una gran palla in mezzo e diciamo anche essendo servito in quel modo è molto più facile fare un gol del genere. Vi aspettavate una partenza così forte?
Cioè, sinceramente, da questo gruppo ci possiamo aspettare di tutto. Noi siamo un gruppo molto unito e possiamo andare avanti con grande unità e diciamo che ci possiamo aspettare di tutto, dai, da questo gruppo. Anche perché insomma, hai sentito, come già sapete, Larizzo confida molto, no, in questo ricambio anche con magari tu stesso, qualche compagno che potrebbe arrivare alla prima squadra. Sì, sì, per noi ragazzi è come penso tutti, è un sogno arrivare nella prima squadra, poi soprattutto anche per noi aretini, essendo di Arezzo e vestendo la maglia della prima squadra di Arezzo, è un altro sapore, diciamo. Grazie, andiamo da Cristian Sussi, vieni. Allora, intanto che aria si respira quest'anno, un'aria diversa? Sì, cioè una bella aria, perché alla fine siamo un grande gruppo rispetto a altri anni e possiamo fare molto. Allora, come ti trovi? Perché tu sei un talento puro, ti abbiamo visto giocare, tanti insomma, anche tecnici ci hanno parlato molto bene di te. In che punto sei della tua fase di crescita? In cosa vorresti migliorare? In che punto sono della mia fase di crescita? Questo sentiamo Alessandro, sentiamo il mister, che dice? Ma con Cristian abbiamo parlato in questa settimana. Ah, proprio in questa settimana? Perché quando lui riesce ad esprimere appieno le sue qualità, come ha fatto nella prima e nella seconda gara di campionato, lui ha fatto semplicemente il suo dovere, per ciò che riguarda poi no, la sua crescita e una prospettiva futura importante. Quando invece, come nell'ultima occasione, è sceso in campo un po' deconcentrato, è stato dovere mio ricordargli che lui deve dare sempre il massimo, sempre il meglio, perché ogni occasione per lui è buona per mettersi in luce e proporsi all'attenzione della prima squadra. Quindi alla fine c'è anche vediamo normale. Se è d'accordo. Sentiamo. Sì, sono d'accordo. Vabbè, non hai molta scelta. Ecco, quindi il problema è questo, cioè trovare la continuità anche di, che poi non è che uno lo fa apposta ovviamente, no? Però può capitare, sì, diciamo, il momento, sì, che magari a livello di concentrazione, di stare in partita, come si suol dire. Il tuo obiettivo quindi di questa stagione qual è? La prima squadra. Vince il campionato. Stavolta ce la potete fare, insomma. Sì. Cioè è nelle vostre corde. Sì. Grazie, andiamo da Guido Tralci, veterano anche di questa trasmissione. Posso? Sì. Sarei più contento se arrivasse in pianta stabile in prima squadra, piuttosto che se vincesse il campionato. Occhiata. Io sarei più contento, è così. Vuol dire che l'allenatore della prima squadra lo ritiene pronto e maturo. E noi, come settore giovanile, vuol dire che abbiamo fatto il nostro certo dovere, il nostro compito dal principale. Dal canto si informa molto, insomma, è molto presente. Beh, dal canto ieri lo ha chiamato, domani sarà di nuovo con la prima squadra, Sussi, insieme a Caselli, quindi sono seguiti regolarmente, costantemente. Allora Guido, che ci dici di questo gruppo quest'anno? Come detto anche dai miei compagni, siamo un grande gruppo, perché anche dentro gli spogliatoi ci divertiamo parecchio e anche in allenamento cerchiamo di dare tutto il massimo per essere pronti al meglio il sabato. E di questo mister, questa insomma, una figura importante è arrivata. Certo, no, siamo tutti contenti, sappiamo che bisogna lavorare tanto per arrivare ad ottimi risultati. E siete anche più sereni perché l'anno scorso onestamente ovviamente il settore giovanile forse era quello che aveva pagato, certo, più di, forse anche più della prima squadra per certi versi nella situazione che si era creata. Quest'anno c'era tutta una strutturazione, un'organizzazione, no? Che diverso, è proprio il contrario dell'anno scorso. Certo, assolutamente. Bene, grazie. Allora con Alessandro magari siccome adesso vedremo gli altri risultati, magari diciamo due parole per ogni altro gruppo, no? Se vogliamo, per quello, certo, che si può dire. Partiamo dall'Under 17, anche qui vittoria 3-0 sull'Arzachena con gol di De Pellegrin e la doppietta di Anselmi. Andiamo a vedere i risultati: Pontedera Carrarese 4-1, Lucchese batte Olbia 2-1, Viterbese Pisa 0-1, Rieti Siena 2-2. Per questa classifica da campionando.it, ottimo sito che raccoglie i risultati del calcio giovanile, vediamo anche la classifica con il Pontedera qui in testa 10, l'Arezzo è subito lì a 9 e poi Pistoiese, Viterbese 8, Carrarese 7.
Allora, è un under 17 che è partita bene comunque, al di là di qualche due trasferte, diciamo due passi falsi, però in casa sta andando bene. In casa il rollino di marcia è assolutamente completo, ottimo. Ne ho parlato con il tecnico anche questa settimana. Ci manca il coraggio probabilmente di andare fuori e produrre le stesse prestazioni che riusciamo ad ottenere in casa. Io ho assistito al loro primo tempo domenica e devo dire che il gruppo sta crescendo regolarmente, merito ovviamente del tecnico che si sta applicando con maestria e di un gruppo di ragazzi che lo seguono. Passiamo all'Under 16, la cui partita è stata interrotta al 16° della ripresa per pioggia, è interrotta sullo 0-0. In questi casi adesso Andrei, si ripete da capo? Si ripete da capo. Il gruppo l'Under 16 era all'esordio, un gruppo che è partito dopo gli altri tre gruppi nazionali, proprio perché è un torneo sperimentale, e quindi dobbiamo dare a loro un po' più di tempo per maturare, per crescere, e in questo il tecnico Sussi sicuramente darà una sua impronta. Un campionato che si è anche rimpicciolito rispetto all'anno scorso, perché sì, molte squadre non l'hanno voluto fare. È un torneo sperimentale, per cui non c'è l'obbligatorietà della partecipazione e quindi ci partecipano le squadre che lo ritengono effettivamente utile. Noi l'abbiamo ritenuto un torneo valido, utile per far maturare e far crescere i nostri giovani, e quindi abbiamo dato la nostra adesione. Andiamo all'Under 15, anche qui un secco 3-0 all'Arzachena, Vitora, Tresa e Treppiedi, i marcatori Amaranto, Lucchese Olbia 1-1, Viterbese Pisa 0-1, Pontedera Carrarese 0-1, Rieti Siena 1-3. In classifica, anche qui in testa il Pontedera 12, Carrarese Pistoiese 10, Siena Pisa 9, L'Arezzo a 8, come vedremo tra poco, e poi via via tutte le altre. Qui invece che diciamo? Anche questo è un gruppo che ha delle buone potenzialità. Ho seguito il loro secondo tempo e credo che stiano facendo un grande lavoro e credo che otterranno ancora dei migliori risultati in futuro. Sino adesso noi siamo molto contenti delle prestazioni. Bene, adesso arriverà l'inverno, a Palazzo del Pelo è freddo, però c'è una buona tradizione, perché anche la Berretti dell'ex presidente Mancini giocava proprio a Palazzo del Pelo, quindi con buoni risultati, quindi è tornata questa, diciamo, coincidenza, sì. Diciamo così. Ancora l'inverno non si fa sentire del tutto. Oggi al campo eravamo in magliettina, manica corta, tutti i ragazzi. E quindi aspetteremo l'invernata anche per fare quella esperienza. Grazie ad Alessandro Longo, grazie ai tuoi ragazzi della Berretti, ci rivediamo la settimana prossima.